Nicola Maglione, 52 anni, candidato per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Chi è Nicola Maglione? Nicola Maglione è una persona che ha avuto modo di avvicinarsi alla politica attraverso ovviamente il Movimento 5 Stelle, perché fino ad allora l'avevo percepita come una cosa sostanzialmente lontana dai cittadini. Io mi ricordo tutte le tribune politiche o dibattiti che seguivo in televisione e ascoltavo sempre discussioni il cui fulcro era o corrente di partito o discussioni comunque tra forze contrapposte appunto di partiti, ma rarissimamente, per non dire mai, sentivo parlare di ricerca di soluzioni dei problemi della gente. Poi ho iniziato a seguire gli spettacoli che Grillo faceva, spettacoli di denuncia sostanzialmente, quindi una forma di giornalismo, di inchiesta, a cominciare dal caso Parmalat o comunque gli intrecci tra politica e finanza o comunque economia. Ed ho ovviamente apprezzato questo coraggio nella ricerca della verità, della realtà, quindi andare oltre quello che era la superficie. E poi piano piano mi sono reso conto di quanta poca informazione ci passa per rendere il cittadino comune edotto di come veramente funzionano le cose, e mi sono reso conto che la politica è assolutamente subordinata all'economia e alla finanza, purtroppo. Dunque, lei si candida alla guida di Pistoia, una città importante nel panorama toscano. Quali sono le priorità del suo programma elettorale? Allora, noi abbiamo assolutamente evitato di fare qualsiasi volo pindarico sul programma, proprio perché, essendo cittadini comuni che fino a non tantissimo tempo fa vivevano la politica ascoltando le solite promesse, i soliti bei discorsi, specialmente fatti in prossimità delle campagne elettorali, dove tutto sembra semplice, dove chi ha determinato un problema è lo stesso che poi ti propone la soluzione magicamente, e non si capisce come mai allora il problema l'abbia creato, non si è riuscito a risolverlo nel momento in cui ne ha avuto la possibilità. Quindi il nostro è un programma che definirei circolare, perché ovviamente investe tantissimi aspetti della vita cittadina e uno è strettamente collegato all'altro. Ma la premessa che mi preme fare è che il primo atto che l'amministrazione 5 Stelle farà a Pistoia sarà quella di una verifica seria, approfondita, con il tempo necessario per verificare in realtà cosa c'è nel bilancio del comune di Pistoia. E non solo a livello formale, ovviamente, perché quello lo si vede. Cosa c'è sotto? È di oggi la notizia di quanto la Corte dei Conti sta contestando al Comune di Prato, e perché ha rilevato un disavanzo di 30 milioni dovuto alla gestione che va dal 2012 ad oggi e che ha coinvolto amministrazioni della cosiddetta destra e sinistra. Quindi, a fronte di un bilancio formalmente anche interessante, poi nella realtà dei fatti le cose erano diverse. Quindi la prima cosa che dovremo fare, altrimenti non sarebbe serio pensare a come realizzare il nostro programma, è capire dove possiamo andare a reperire le risorse e in che stato è l'amministrazione finanziaria da un punto di vista, l'amministrazione comunale da un punto di vista finanziario. Quindi niente promesse, però alcuni temi sono certamente importanti, come quello della sicurezza, come quello del verde urbano, tematiche sulle quali lei si è già espresso. Ce le può raccontare anche qui? Sì, certo, volentieri. Un'attenzione particolare ovviamente sarà rivolta tanto all'aspetto del turismo legato a quello della cultura, perché riteniamo che una città come Pistoia, come tra l'altro tante altre
città. L'Italia è un paese bellissimo, ha delle ricchezze uniche al mondo dal punto di vista storico, culturale, artistico. Quindi abbiamo una sorta di monopolio quasi, il 70% del patrimonio culturale e artistico è nel nostro paese. Non può non valorizzare questo patrimonio, e questo patrimonio ovviamente determinerà poi a sua volta una crescita di tutto il tessuto pistoiese. Pistoia è stata nominata capitale italiana della cultura, quindi un riconoscimento, insomma, che certifica che qualcosa di buono è stato fatto. Se lei dovesse diventare sindaco, si troverebbe a gestire ancora un bel pezzo di Pistoia Capitale. Cosa farebbe? Allora, è un abbrivio che noi vogliamo ovviamente implementare, perché a nostro avviso quello che è stato fatto non è assolutamente sufficiente rispetto a quello che poteva essere fatto. Sappiamo di questa nomina veramente da tanto tempo, diversamente per esempio dalla detentrice dell'anno passato, cioè Mantova, che nello stesso periodo dell'anno ha avuto un incremento di turisti del 40%. Noi siamo intorno al 20%, quindi la metà. Detto questo, quello che a noi interessa proporre a chi viene a visitare Pistoia è anche una città nella quale tornare, perché il turista che viene oggi a Pistoia, diciamo che si trova di fronte a delle situazioni che dubito lo entusiasmino particolarmente, e quindi viene perché sa che Pistoia è capitale della cultura. Ma che il fatto che poi sia stimolato a tornare, quindi a considerarla un punto di riferimento come Pistoia deve diventare, in una regione ricchissima come la Toscana, sicuramente c'è molto da fare. Un altro tema caldo è quello degli impianti sportivi, che da più parti viene denunciato come una questione, insomma, molto importante che riguarda centinaia e centinaia di famiglie. Il Movimento 5 Stelle su questo cosa ne pensa? Ovviamente quello che è la situazione degli impianti sportivi, ma in generale di come l'ambito dello sport, anche a livello di sport minori e a livello giovanile, è stato assolutamente trascurato dall'amministrazione attuale. E anche questo è sotto gli occhi di tutti, non è purtroppo un'opinione, ma è un fatto. Noi consideriamo lo sport come un momento importante anche a livello educativo, di aggregazione. È quello che serve ai ragazzi per probabilmente rischiare di non essere distratti da tentazioni non del tutto positive. E poi ovviamente è un momento appunto di educazione ed è fondamentale, ci devono essere spazi aperti. Noi abbiamo previsto anche delle palestre a cielo aperto, che sono assolutamente importanti e in realtà diverse da Pistoia, sono vissute e danno un grande ritorno da questo punto di vista. Un altro tema molto importante è quello del recupero dell'area dell'ex ceppo, che sta tenendo banco in questi giorni in città già da diverso tempo in realtà. È un progetto importante, è un progetto su cui Pistoia si gioca buona parte del suo futuro. Voi avete avuto modo di, insomma, fare un'analisi su quello che sarà? Sì, richiamo quanto avevo premesso all'inizio della nostra piacevole chiacchierata, ricordando che dobbiamo capire che risorse il comune può mettere a disposizione per un certo tipo di intervento. Abbiamo dei vincoli che sono dettati dal patto di stabilità, quindi pensare a progetti particolarmente importanti senza aver fatto questa verifica preliminare, a nostro avviso, non è assolutamente una prospettiva concreta, attendibile. Ritorniamo un attimino sul programma, che poi è quello che fa la sostanza, insomma, di una candidatura. Quali sono i punti veramente essenziali e i primi dossier di cui vi occuperete, insomma? Sì, allora, ovviamente sarà un'azione rivolta verso il sociale, quindi a rimuovere anche quelle sacche di disagio e di emarginazione che ci sono. E poi saranno delle azioni volte proprio a rimuovere quelle cose che feriscono veramente la dignità del cittadino. Noi pensiamo a Equitalia. Equitalia è un ente, ora verrà ridenominato, ma la sostanza rimarrà quella.
che è incaricato di riscuotere i tributi non versati dai cittadini. Benissimo. Perché il cittadino che magari si è trovato in difficoltà, dato anche il periodo non particolarmente felice, sempre frutto di politiche che noi cerchiamo di cambiare, deve essere costretto a pagare degli aggi sugli importi dovuti? Allora noi Equitalia l'aboliremo, il comune di Pistoia, amministrato dal 5 Stelle, recupererà i suoi tributi, i suoi crediti nei confronti dei cittadini in maniera diversa, quindi senza sovraccaricare quegli imposti lì con aggi che il cittadino non deve pagare e magari anche con possibilità di rateazione diverse che attualmente l'ente Equitalia ovviamente non vuole e non può concedere. Un altro aspetto per noi importantissimo ovviamente è la costituzione di un fondo di solidarietà che servirà per gestire delle situazioni drammatiche di emergenza e che verrà finanziato anche dai tagli volontari degli emolumenti, degli stipendi di sindaco e giunta. Altro aspetto che è un esempio, forse può sembrare piccolo, ma è esemplificativo. Parliamo dell'ospedale nuovo. Non è previsto un parcheggio libero, o meglio. L'attuale amministrazione si è resa conto, si è accorta ora nel 2017, a proposito di incompetenza e di inesperienza presunta del Movimento 5 Stelle, che nell'accordo di programma del 2005 erano previsti 150 posti gratuiti. Non ci sono, ovviamente. L'amministrazione ha solamente agito per garantire il profitto della società che gestisce i servizi dell'ospedale. Noi abbiamo fatto una proposta, quindi abbiamo presentato una mozione per rendere almeno liberi e fruibili le parti sterrate che sono adiacenti all'ospedale e al parcheggio a pagamento. Ci è stata bocciata. Vorrei sottolineare una cosa, si può sbagliare tutti. E quindi nessuno vuole strumentalizzare o speculare anche su un clamoroso errore come questo, perché è clamoroso. Si parla di un accordo di programma del 2005. Ma se veramente l'amministrazione si ritiene al servizio del cittadino, quantomeno dovrebbe chiedere scusa per la mancanza che ha avuto. E non mi pare che questo sia stato l'atteggiamento né del sindaco e né dell'amministrazione in generale. Nel 2012 i 5 Stelle presero il 10% dei consensi, più o meno il 10%. Il vostro obiettivo nel 2017 qual è? Il nostro obiettivo non è una percentuale, il nostro obiettivo è quello di far passare un nostro messaggio, delle informazioni, come facciamo durante tutto l'anno con altri cittadini, in modo che queste informazioni possano stimolare la voglia di partecipazione. Quindi noi puntiamo a ovviamente implementare o aumentare queste informazioni, in modo che sempre più cittadini possano contribuire insieme all'attuale gruppo per cambiare la città. Lei ha detto che non ama il termine marketing politico, marketing elettorale, ma se dovesse fare un appello ai votanti, che cosa direbbe? Direi di cercare di valutare la propria scelta in maniera consapevole. Quindi, ovviamente, non per abitudine, non per partito preso, qui gioco di parole, quindi informandosi, non attenendosi o non facendosi in qualche modo manipolare dalle solite strategie che ormai conosciamo da decenni e che ci hanno portato a questa situazione qui. Quindi un voto consapevole è un voto libero. Dovesse dare un giudizio all'amministrazione Bertinelli su qualcosa di buono che è stato fatto, che cosa direbbe? Ho già avuto modo di dire che a mio avviso è stato tentato una spending review. I modi in cui questo è stato fatto, ovviamente non li sottoscrivo in pieno, ma questo aspetto si è cercato di attenzionarlo. Poi i risultati non sono, a mio avviso, soddisfacenti.
E a chi dice che i 5 Stelle sono inesperti per governare, lei cosa risponde? Rispondo che l'obiezione classica è un po' come la palla in calcio d'angolo, quando ci si trova in difficoltà e non si sa in realtà come, tra virgolette, attaccare politicamente un soggetto che sta finanziando con il taglio dei propri portavoce parlamentari un microcredito alle piccole e medie aziende, che sta mantenendo tutte le promesse fatte in campagna elettorale, che prevede una partecipazione dei cittadini alla vita politica per un periodo di tempo determinato, quindi 2 mandati e poi si torna ad essere comuni cittadini che fanno politica, ma non come eletti. È un movimento che sta cercando di tagliare i privilegi di cui tutti noi ci lamentiamo, di cui dobbiamo subire le conseguenze. Sull'inesperienza io dico, faccio questa domanda: quali sono i frutti degli esperti? Sono questi? Sono quelli di Mafia Capitale? Sono quelli che citavamo prima, il comune di Prato, gestito, ripeto, da giunte di destra e di sinistra, che hanno fatto operazioni di maquillage sul bilancio per nascondere le loro gestioni fallimentari. E allora, a fronte di questo, sinceramente faccio un po' fatica a capire il concetto di incompetenza e di inesperienza. Se è legato a questi risultati, sì, è vero, lo confermo.